sostenuto dall'Euroregione, da tutte le nostre tre regioni che la compongono e che, come abbiamo sentito, diventerà un appuntamento fisso dei nostri territori. Che cos'è l'Euroregione Tirolo su Tirolo Trentino? Che cosa ha voluto essere, che cos'è in questo momento e che cosa sarà nel futuro? Lo sapete tutti, abbiamo una storia comune, eravamo consapevoli di avere una storia comune e di doverla in un certo senso anche riscoprire. Eravamo anche consapevoli, e questa è stata una felice intuizione, che i confini che ci separavano dovevano essere resi sempre più così, dei fili di seta, per così dire, dei non confini. Abbiamo lavorato tanto in questi anni per rendere praticabile tutto questo, sotto il profilo, come ha detto prima il segretario generale, anche politico e istituzionale. Oggi però l'Euroregione sta davvero diventando un'occasione importante di scambio, di partecipazione, di messa in gioco di capacità professionali e di passioni, come in questo caso con i nostri tre moschettieri che hanno promosso questo festival, occasione di riflessione, occasione di sviluppo anche dei nostri territori, perché un festival come questo è pienamente inserito nel proprio territorio, ma soprattutto occasione di apertura e di capacità di andare oltre i confini e che cosa c'è di meglio della musica per poter fare tutto questo. L'Euroregione però significa anche un impegno straordinario dei nostri tre territori e di tutte le istituzioni che li compongono sul versante per esempio della ricerca. Le nostre tre università stanno lavorando molto bene su progetti di ricerca finanziati dall'Euroregione. Stiamo cercando di individuare sul territorio dell'Euroregione anche dei punti geografici sulla cartina dove sia percepibile un valore aggiunto per il territorio. In particolare abbiamo individuato in Tirolo ad Alpbach un centro culturale per lo scambio fra giovani e anche per le conoscenze linguistiche, dove i nostri giovani anche del Trentino possono trovare delle opportunità. Stiamo lavorando perché a Bolzano si costruisca una scuola di formazione per i quadri pubblici e per i dirigenti della pubblica amministrazione in una chiave europea con capacità di interpretare anche le nuove dinamiche europee. E terzo luogo nel quale giocare questo valore aggiunto invece sarà San Michele, dove vogliamo fare, così come quando San Michele è nato, far diventare la Fondazione MAC il luogo dove nel Tirolo storico, nell'Euroregione Tirolo, sul Tirolo e Trentino, si studiano le tematiche dell'alimentazione, del benessere e di come l'alimentazione influisce sulla qualità della vita. Come vedete abbiamo ambizioni molto, molto forti. Nel frattempo proseguono iniziative come quelle di questa sera, ma come quelle dei nostri gruppi bandistici giovanili che da anni suonano assieme e ciclicamente si ritrovano a provare e a suonare assieme, ma come le esperienze di scambio e di studio delle lingue attraverso la conoscenza dei nostri ragazzi. L'Euroregione è anche di più, l'Euroregione è una presenza comune dei nostri tre territori sotto un profilo politico e istituzionale molto importante a Bruxelles. Abbiamo un ufficio dove Tirolo, Trentino e Sud Tirolo sono nello stesso edificio, lavorano assieme e assieme, come avete visto, si pongono di fronte alle grandi tematiche europee. Avete notato che anche di fronte al tema, insomma, un po' critico, diciamo la verità, dei confini al Brennero e di un ritorno, insomma, di aspetti ai quali pensavamo di non dover essere più abituati, i nostri tre territori, i tre presidenti si sono sforzati di avere una posizione comune, di dire che i confini e i muri sono qualcosa che certamente non appartiene al nostro futuro, è stato qualcosa che avevamo in passato e questa azione politica, lasciatemelo dire, oggi lo possiamo dire, è stata utile tanto ad altri evidentemente, anche ad evitare che il Brennero diventasse nuovamente un muro, un confine, un simbolo di divisione anziché di unione. Ecco, ho speso due minuti per dirvi un po' in breve che cosa vuole essere l'Euroregione.